Buongiorno, buongiorno a Pietro Santapaola, calciatore del Cosenza. Buongiorno all'avvocato Salvatore Silvestro. Pietro, ci può dire come ha cominciato a giocare al calcio e come è arrivato al Cosenza? Allora, io ho iniziato all'età di 4 anni al Messina Sud. Poi dal Messina Sud a 10 anni mi ha acquistato il Catania, il Calcio Catania, e di cui ho fatto fine giovanissimi nazionali. Poi dai giovanissimi nazionali sono andato al Città di Messina, poi dal Città di Messina sono andato all'FC Messina, sono stato un anno là in Serie D, e poi dall'FC Messina a Licata. Poi a Licata me ne sono andato a dicembre e sono andato a Cosenza. E me ne hanno chiamato Il loro. Cosenza è una squadra che milita nel campionato di Serie B. Lei ha avuto da pochissimo però qualche vicissitudine col Cosenza, qualche problema. Si è sentito escluso dalla squadra. Ci può spiegare questa cosa? Sì, perché ci stavo un giorno di cui stavamo giocando, dovevo fare la primavera, dovevamo fare la partita primavera contro l'Under 17, contro i più piccoli. Mi chiama il direttore mortificato e mi spiega la situazione, che mi dice: Santa Paola, ti dobbiamo sospendere. Io lo guardo e gli dico: in che senso? Non capisco, ho fatto qualcosa, non sono all'altezza di stare in questa squadra. E lui mi ha detto: no, perché per il cognome, perché porti un cognome pesante e risulti tipo un mafioso, lo fai un pregiudicato qui. Perché gli ha riferito così il presidente al direttore, e il direttore a sua volta l'ha riferito a me. Ho capito. Senta, io ho letto da pochissimo sui giornali che il Cosenza avrebbe fatto un passo indietro su questa cosa, nel senso che ha ritrattato questa posizione di escluderla dalla squadra e l'avrebbe in qualche modo reintegrata. È così? Sì, hanno mandato una lettera, però ancora non è ufficiale questa cosa. Ho capito, ma le volevo chiedere questo, alla luce di quello che è successo, lei si fida ancora del Cosenza? Guardi, io oggi come oggi non mi fido più di nessuno, perché dopo che mi è stato fatto del male, in questo senso. Non guardo più a nessuno in faccia, devo vedere solo io le cose di presenza, sempre tutto, non mi fiderò mai più di nessuno. Quanti anni ha lei, scusi, Santa Paola? Io sono minorenne, ho 17 anni, Ah, ho sono nato il 5/11/2003. capito, è un 2003. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, che cos'è per lei il calcio? Calcio è vita per me perché è da quando ero piccolino che lo pratico ed è un sogno che fino a pochi giorni fa mi era svanita questa cosa, perché è stato bruttissimo avere una notizia di quelle, perché sono scoppiato a piangere, ho detto: non gioco più a calcio, il calcio è la mia vita, perciò, capito? Senta, invece la mafia, lei, per lei che cos'è la mafia? Mai sentito parlare? Che cos'è per lei? Ha un No, concetto della mafia? la mafia è una cosa brutta, che a me non mi interessa e non la voglio neanche conoscere, come ho detto nelle altre cose, Ho nelle altre capito. interviste, nelle altre Ho capito. Qual è il suo sogno? Cosa vorrebbe fare col calcio? Diventare un bravo calciatore, sperando il Un Signore che mi professionista. aiuti, un professionista, sì, ad arrivare ad alti livelli. Io Pietro le faccio tanti auguri perché il suo sogno si possa avverare. Le Grazie. auguro una buona giornata. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Buongiorno a tutti.